Benvenuti in un nuovo video. Allora, scusatemi se ogni tanto vedete tipo dei capelli un po' così, ma ragazzi, sinceramente non mi sono messa a passare anche la piastra, mi sono giusto data una sistematina, un po' di correttore, un po' di blush, queste cose, un po' così proprio per non presentarmi struccata, perché sappiamo che in quarantena non tutti si truccano e non tutti tutte le mattine si passano la piastra. Io infatti, vabbè, la piastra l'ho proprio abbandonata, come il make-up che lo utilizzo giusto quando registro video, giusto per rendermi un po' più presentarmi, per presentata un po' più presentabile e così da vedermi anche bene io. Ma oggi siamo qui per assaggiare una nuova uscita sul sito di Earth Supplement, che sono questi tre PHD marchio PHD Smart Cake. Eccole qui. Allora, raga, io sinceramente quando le ho acquistate speravo di trovarle tutte e tre, infatti ho trovato fortunatamente tutti e tre gusti, perché mi ispiravano tantissime e sono super curiosa di vederle dal vivo proprio esteticamente, ma anche di vedere se ne valgono la pena. Costano all'incirca sui 2,62 euro, se non sbaglio. E noi iniziamo da, sapete che per qualsiasi prodottino sul supplement avete il mio codice sconto che è Giulia010, e questo qui per 60 grammi, perché è 60 grammi, questo è gusto birthday cake, quindi torta di compleanno, anche il packaging è spettacolare. Allora, per 60 grammi ha 225 calorie, 10 grammi di grassi, 24 di carbo e ho 15 grammi di proteine. Assaggiamo e andiamo a vedere com'è. Oh mio Dio, raga, si presenta un po' come quella lì, come la Carbechilla. Eccola. È bellissima. Super morbida. Tutto tappeto. È ripiena. Eccola qui, eh? È ripiena rosa. No, vabbè. Assaggiamo. No, vabbè. È assurda. Dentro mi sembra mirtillo. Sì, ho frutti di bosco. Ho fatto un macello a terra come sempre, ma dove, raga? Voi vedete questo video lunedì, oggi è domenica, ma raga, appena vedete questo video, vedete che sul supplement ci sono ancora. Gusto torta di compleanno, dovete prenderlo, specialmente in questi giorni in cui si sta a casa e si ha voglia di qualcosa di dolce, però si vuole stare sempre a stecchetta, che io non ci sto riuscendo, cioè traballo un po', ci sta, ci sta. Infatti io me ne pento di non aver presi, cioè di non averli ripresi, però vabbè, non li avevo ancora provati, sì, perché ho fatto un altro ordine, quindi o lunedì o martedì deve arrivare. Andiamo avanti, poi dopo diamo i voti, già me ne sto pentendo proprio, raga, ve lo giuro. Questa è Salted Caramel. I valori sono gli stessi. Sì, super giù, sì, raga, siamo lì con i valori, quindi non ve li dico. Ok, si presenta così. Pure il cioccolato fondente. Ho visto il cuore di caramello. Sì, si è intravisto il cuore di caramello comunque. Assaggiamo. Raga, è troppo buono.
all'interno, dentro sembra tipo quei biscotti al burro, caramello, si sente, il cioccolato fondente è una bomba fuori. Buonissimi. Io sul sito di Her Supplement ancora non volevo fare l'ordine perché ho fatto anche un mini ordine Prodis, ma ve li farò vedere. Non volevo ancora farlo, però l'ho fatto perché comunque si bloccano i trasporti, anche di queste cose qui, come è successo su Amazon. Oppure c'è, su Amazon tipo sta scritto per il momento, nella zona mia, bisogna prendere solo i prodotti necessari, tipo i prodotti non necessari sono proprio che non si possono acquistare, come se c'è proprio il blocco momentaneamente. Quindi per evitare che proprio, anche nella zona mia, visto che sono usciti vari casi, vabbè, si bloccavano i corrieri, queste cose qua, ho detto vabbè, io nel frattempo prendo quello che devo prendere, che mi serviva anche per dare recensioni a voi, comunque per continuare anche il mio lavoro qui sui social, per comunque creare contenuti. Quindi l'ho fatto anche principalmente per quello, perché altrimenti evitavo, sincera, però ho voluto prendere un po' di cose anche per recensirvele, eccetera, per continuare anche. E, però io stavo puntando il burro della Coro, visto che ho assaggiato un mandorla e cocco, madò, raga, sembra il Raffaello, ve lo giuro, è una cosa fenomenale, che infatti è tutto sold out per il momento, ancora devono arrivare, quindi stavo aspettando il rifornimento dei burri perché volevo prendere quello lì al pistacchio. Se vedete i burri della Coro, che comunque hanno dei prezzi un po' più elevati, raga, non vi focalizzate più che altro sul prezzo, perché vi posso dire che non sono esagerati. Per esempio, il burro di pistacchio della, quindi il burro di pistacchio, sì, della Coro, costa 20, quasi 21 euro. Però, raga, dovete anche mettere in conto che sono 500 grammi ed è un prodotto biologico. Se facciamo un po' la differenza con la Choco Relax, se non sbaglio, è 250 grammi e costa comunque 13 euro. Quindi, con 8 euro, 7 euro in più, avete comunque un prodotto di 500 grammi biologico. Quindi, raga, non costano tanti, perché ho sentito pure persone che ma costano tanto, però aspetta, altri burri costano 10-12 euro, ma sono 250 ml o massimo 300 ml. Oppure mettiamo proprio il burro della Damiano, che è 180 grammi e costa sui 15 euro a pistacchio, invece questo della Coro è comunque un bel barattolone di 500 grammi. Quindi vi faccio anche un po' questo paragone che sinceramente va fatto. Scusatemi se mi sono persa un po' in chiacchiere, però io, proprio per collegarmi al concetto, io stavo aspettando quel burro là perché io adoro il pistacchio, infatti ho preso anche un'altra crema al pistacchio perché io senza creme al pistacchio non ci riesco a stare, sincera, io amo troppo. E quindi ho detto anche, specialmente in questo periodo, se mi vengono i 5 minuti dopo, ho detto vabbè, prendiamolo, dato che nella mia zona lo consegnano ancora. E quindi mo stavo pensando, chissà, ma okay, che c'è il burro Coro, un pensierino ce lo faccio, però non lo so, sincera. A parte che non ho contatti con i corrieri, perché quando arrivano bussano, anche quando è arrivato Amazon bussano, io ho il giardino, lasciano il giardino e se ne vanno, quindi non si deve neanche firmare, quindi non c'è tanto contatto. Andiamo avanti con l'ultima, che anche mi ispira tantissimo, perché è carote, torta di carote. Carote, carote, solo carote. Eccolo qui, oh. No, raga, è bellissimo, è bellissimo. Tipo minuto di silenzio per non far cadere e sprecare briciole. C'è una cremina all'interno.
Buono, ma non mi fa impazzire perché ha lo stesso sapore del Rocco. No, non mi piace. È bellissima come le altre, ma sinceramente ho già fatto un macello, raga. Ma sinceramente non rientra nella mia cerchia proprio dei preferiti. Infatti no, anche il pezzettino piccolo, che già l'odore non mi piace, raga. Io non sento proprio la carota, ma sento il roccocò uguale. Quindi adesso sono pronta a fare la mia classifica, che sono al terzo posto, ma non so il primo e non so il secondo. Quindi, allora, vi dico di per certo che le uniche due che io rimetterò proprio a scorta a Google nel carrello sono torta di compleanno e caramello. Questa invece, sinceramente, se la volete provare, vi piace, impazzite per il roccocò, prendetevela, fate pure la scorta vostra. Però sinceramente no, quella non la ricomprerò, infatti se ne va giusto all'ultimo posto. Allora, forse per la particolarità proprio di sapore, purché si è particolare, di sapore facciamo una classifica che per me vanno tutte e due al primo posto, però io metto al primo posto salted caramel e secondo posto torta di compleanno. Raga, questi due li dovete prendere. Se vi trovate a fare un ordine, per me fatevi pure la scorta, però aspetta, fatemi fare prima l'ordine, altrimenti come le pazze vi finite tutto il sito. Scherzando, no. E quindi, ragazzi, niente, spero che questo video vi sia piaciuto, anche se è un po' chiacchiericcio, ma ci sta. E niente, quindi noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao.